così come il Brumario, come Poterini e come tanti altri, abbiamo un debito enorme. Portare avanti il loro discorso, la loro esperienza, il loro esempio e cercare di trasmetterli a chi ci seguirà. Lo faremo, caro Pino, perché sappiamo che questo tu avresti preteso da noi. Non dico voluto, ma preteso. E pensiamo che questo sarà il modo migliore per esprimere il nostro dolore e dargli come necessario anche un senso concreto per il nostro futuro e per questo sforzo di cui l'Italia ha bisogno. Voglio dire per concludere che io sono qui ovviamente anche come persona, amico e compagno di casale, perché non mi dico di essere presidente della Sala dell'Arte e quindi rappresento qui tutta la situazione. Che oggi attraverso me si stringe intorno a Pino, si stringe con affetto alla moglie Lisa, ai parenti, agli amici, ai compagni di Milano, perché è giusto che tutta l'anima di questa gente pianga insieme con noi, un compagno, e non dimentichi.